Ingegnere Bevilacqua, finalmente ci siamo. Ecco, allora, la strada CZ389 possiamo definirla quasi come dire, già pronta per essere costruita? No, adesso siamo nella fase di progettazione. Il CIPE, il Ministero delle Infrastrutture, ha finanziato con 50 milioni di euro 16 progetti di interesse nazionale. L'unico progetto che si deve realizzare in Calabria è questo del collegamento diretto fra il capoluogo di provincia Crotone e il capoluogo di regione Catanzaro. Un tracciato di 48 chilometri dove il Ministero ha investito 50 milioni di euro. Per questo, ecco, adesso l'ANAS, che è diventata operativa la delibera CIPE, deve dare l'incarico a una società di ingegneria nazionale per redigere il progetto in tempi brevi. Secondo, il tracciato proposto dagli enti locali, che hanno approvato questo tracciato con 51 delibere di consiglio comunale all'unanimità e 2 delibere di consiglio provinciale. Pertanto c'è un'unità di intenti sul territorio della provincia di Crotone e di Catanzaro che prevede questa realizzazione in tempi brevi. Oltre ai soldi messi a disposizione per quanto riguarda la progettazione, ci sono circa 250 milioni di euro che devono essere investiti sul nostro territorio, che erano previsti nel contratto di programma aggiornato nel 2018 relativo alla programmazione 2016-2020. Ora bisogna fare attenzione che questi soldi non spariscono, che questi sono soldi per realizzare opere sul nostro territorio. Ingegnere, il tracciato è quello e non si tocca? Ma il tracciato, non è quello che è più importante. L'importante è individuare un tracciato che non sia devastante, perché il nostro problema, noi abbiamo realizzato questo tracciato nei minimi particolari conoscendo attentamente il territorio. Noi abbiamo previsto 1 chilometro e circa 300 metri in galleria, mentre nella proposta dell'ANAS c'è una proposta di circa 14 chilometri in galleria. È una proposta molto devastante per il territorio. Per questo, ecco, noi quello che chiediamo all'ANAS, alla società di ingegneria che farà il progetto, di fare attenzione a realizzare un'opera che si riesce a inquadrare benissimo nell'ambiente, nel panorama del territorio della provincia di Crotone e di Catanzaro, soprattutto un territorio vicino alla zona pedemontana delle due province. Crotone e Catanzaro in 30 minuti. Sì, perché dallo svincolo del Passo Vecchio, in 48 chilometri si raggiunge lo svincolo di Simeri Crichi, e poi da Simeri Crichi verso Germaneto sono altri 7 chilometri, quindi sono 55 chilometri. Sulla strada principale di categoria B si può viaggiare a 110 km all'ora, basta fare un conteggio banale e in 30 minuti si raggiunge Germaneto. Per questo Crotone Catanzaro in 30 minuti. Poi è chiaro che poi si può raggiungere la Lamezia Terme in altri 15 minuti e quindi poter accedere all'autostrada, alla stazione ferroviaria, anche all'aeroporto, insomma. Ingegnere, una cosa che a mio avviso è anche importante, la statale 106 diventerebbe una strada da passeggio? No, il problema è questo, che è molto importante. La statale 106 è una strada secondaria di categoria C e, come tutte le strade secondarie di categoria C, cioè a due corsie, sono definite strada della morte in tutta Italia, perché il 50% degli incidenti mortali in Italia avvengono proprio su questo tipo di strada in tutta Italia. Ora, avere una strada di categoria B, cioè una strada con spartitraffico centrale e barriere di sicurezza laterale, permette di ridurre del 50% gli incidenti mortali. Ciò significa avere una strada per la vita e non per la morte, come è l'attuale 106. Pertanto l'attuale 106 potrebbe essere sgravata dal traffico pesante e veloce, potrebbe essere un'ottima strada a livello turistico, a livello di traffico locale
E possibilmente, se si riuscisse a realizzare una pista ciclabile a fianco a questa strada, avremmo una strada meravigliosa da Crotone verso Catanzaro Lido, che sono dei posti fantastici.